Mercurio. Mamma mia, mamma mia! No, non lui. Parlo del mercurio presente nei pesci, che è un problema serio, molto serio, e che riguarda davvero tutti. E non solo può influenzare il nostro modo di mangiare e fare la spesa, ma può anche avere pesanti, pesantissime ricadute di salute pubblica. Io sono Mattia Garutti, se è la prima volta che atterri su questo canale, molto piacere e benvenuto o benvenuta. Qui si parla di medicina e in particolare di come applicare la medicina nella vita di tutti i giorni. Io sono un medico oncologo, mi occupo di cura dei tumori, ma anche di prevenzione e in particolare di nutrizione. Se ti interessano tutti questi temi, puoi iscriverti gratuitamente al canale e se vuoi entrare in contatto con me, beh, ti attendo su Instagram. Ma torniamo a noi. Quello del mercurio nei pesci è un problema davvero concreto che può mettere in pericolo alcune persone che abbiano una dieta non proprio ben strutturata. Prima di vedere tutti i rischi e anche capire come noi entriamo in contatto con questo subdolo metallo, vi preannuncio che alla fine del video condividerò le più efficaci strategie di mitigazione del rischio. In pratica, cosa conviene fare per evitare l'intossicazione da mercurio? E questo non vale solo per tutti quanti, ma doppiamente per le donne che sono in gravidanza oppure che stanno cercando di avere un bimbo. Quindi, se ne hai voglia e se pensi che questi siano dei temi importanti, ti chiedo di aiutarmi a condividere questo video in modo da contribuire a proteggere la società che ci circonda, ma anche e soprattutto le persone che tu ami. Ora, di mercurio ne esistono tre tipologie. Uno, due, tre, chi me lo doveva dire a me? La prima è il mercurio elementare, che si utilizza in molti processi industriali e può essere inalato sotto forma di vapori tossici. Però si trova anche nelle vecchie amalgame per i denti, cioè le otturazioni. La seconda tipologia di mercurio è definita inorganica e questa si trova per esempio in natura all'interno dei vulcani o in alcuni processi industriali che, inquinando l'ambiente, possono così contaminare le acque e poi i pesci. Nei pesci però scopriremo tra poco che il mercurio in grado di creare dei problemi è la terza tipologia, di cui parleremo tra pochissimo. Ora, mercurio elementare e inorganico, sebbene tossici per l'essere umano, rappresentano solo una piccola quota delle intossicazioni da mercurio, perché comunque non sono così diffusi e tra l'altro il nostro corpo ha anche dei modi per difendersi da questo tipo di esposizioni. Per chi si sta chiedendo qual è questa terza forma di mercurio, beh, è quella più temibile per l'essere umano ed è chiamata metilmercurio. In questo video ci concentreremo proprio sul metilmercurio, perché è il metallo che minaccia maggiormente la nostra salute. E sì, anche quella di coloro che pensano di avere una dieta perfetta. Ma cos'è davvero il metilmercurio? E soprattutto, quali danni può causare al nostro organismo? Ebbene, quando il mercurio inorganico viene disperso nell'ambiente, o dai vulcani o dalle industrie, si infiltra nelle falde acquifere, nei fiumi, nei laghi, fino ad arrivare nei mari. E in questo percorso viene inglobato da alcuni batteri che lo masticano e poi lo risputacchiano nella sua forma più temibile. Esatto, il metilmercurio. Ma cos'ha di così temibile questo metilmercurio? Beh, per iniziare che si bioamplifica, cioè alcuni pesci possono arrivare ad avere nelle loro carni concentrazioni di questo metallo fino a 100.000 volte superiori rispetto all'acqua che li circonda. E questo avviene perché i pesci più piccoli ne ingeriscono piccole quantità. Poi i pesci di media taglia, mangiandosi quelli più piccoli, tendono ad accumularne di più. E quelli grandi, che si mangiano quelli medi, ne accumuleranno a loro volta ancora di più. E poiché il mercurio tende a rimanere all'interno del pesce, con il tempo si accumulerà in quantità sempre maggiori. Ma come potete immaginare, in questa storia a un certo punto arriva, eh già, l'essere umano. Quando noi mangiamo pesce contaminato da metilmercurio, questo arriva nel nostro intestino, dove viene assorbito, entra così nel nostro sangue e viene sparso in tutti gli organi, dove si appiccica
appiccica come una sorta di colla velenosa ai gruppi tiolici delle nostre proteine. Detto in parole semplici, si lega soprattutto alle proteine che contengono zolfo. E questo avviene in tutti gli organi, specialmente però nel cervello, dove, ahimè, può danneggiare in modo irreparabile i nostri neuroni. Ma c'è di più, perché il metilmercurio può anche attraversare la placenta e quindi raggiungere un eventuale feto, danneggiando così lo sviluppo del suo cervello, che, come potete immaginare, si trova in una fase molto delicata e vulnerabile. Quali sono allora i sintomi da intossicazione di metilmercurio? I disturbi principali riguardano il tratto gastroenterico, quindi nausea, diarrea. Possono però comparire anche problemi nella respirazione, nonché svilupparsi alterazioni neurologiche. Tra le più tipiche c'è il formicolio attorno alla bocca, ma anche la riduzione del campo visivo, sordità, fino ad arrivare a franche difficoltà nel movimento. Naturalmente, in caso di tossicità acuta, cioè di ingestione di grandi quantità di metilmercurio in poco tempo, i sintomi compariranno in modo molto marcato, molto intenso e in un breve arco temporale. Mentre in caso di tossicità cronica, il quadro clinico sarà più sfumato e subdolo e sarà caratterizzato prevalentemente da alterazioni neurologiche e deficit cognitivo. Ora, non voglio spaventarvi, anche perché la maggior parte delle persone non assume così tanto mercurio da provocarsi dei danni, ma nei casi in cui la dieta non sia ben strutturata e non vengano prese alcune accortezze che tra poco vedremo, è sicuramente possibile, e lo ripeto, è sicuramente possibile scavalcare i limiti di sicurezza. E per le donne in gravidanza è possibile causare danni al proprio bimbo. È quindi fondamentale per tutti noi essere consapevoli di questo pericolo e con calma ed equilibrio, senza paturnie o angosce, mettere in campo delle strategie di mitigazione del rischio. E grazie a queste strategie, sì, è possibile stare tranquilli. Prima di vedere quindi le strategie più efficaci, lasciate che sottolinei un aspetto davvero critico. Non è possibile infatti azzerare l'esposizione al metilmercurio, perché ricordiamoci che vivere significa entrare in contatto con tante sostanze tossiche, ma esiste una soglia che separa l'esposizione considerata sicura, cioè che il nostro corpo riesce a gestire senza averne dei danni, da una soglia in cui invece si realizzano dei danni anche irreversibili. Questa soglia di sicurezza per il metilmercurio è stata fissata da EFSA, che è l'ente europeo per la sicurezza alimentare, in un dossier scientifico del 2012, rivisto successivamente nel 2018. Il limite settimanale è di 1.3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Quindi è facile capire che un neonato avrà una soglia di sicurezza molto più bassa rispetto a un omaccione di 90 kg. L'ente per la protezione ambientale americana invece ha fissato i limiti di esposizione settimanale a 0.7 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo, che permetterebbero di mantenere dei livelli di mercurio nel sangue inferiori ai 5 microgrammi su litro. Considerate che se anche la maggior parte delle persone rientra in questi limiti, alcuni, e tra poco capiremo bene chi è a rischio, hanno dei valori nel sangue superiori ai 20 microgrammi, cioè oltre 6 volte il normale. La Commissione europea, con il regolamento 1881 del 2006, del 19 dicembre 2006, ha fissato anche dei limiti di mercurio nel pesce commercializzabile, che variano da mezzo milligrammo fino a un milligrammo per chilogrammo di pesce fresco commercializzato, a seconda della varietà. Anche se va notato che concentrazioni superiori al mezzo milligrammo per chilogrammo di pesce sono considerate elevate, e concentrazioni tra 0.3 milligrammi e 0.5 milligrammi rendono possibile consumare il pesce solo 3-6 volte al mese. Il punto quindi, cari amici, non è azzerare l'esposizione, anche perché sarebbe un'ambizione molto spesso irrealistica, bensì l'obiettivo che dobbiamo darci è minimizzare l'esposizione in modo da rimanere entro la soglia di sicurezza. Ora che abbiamo familiarizzato con il mercurio, oh, mamma mia, mamma mia, no, non lui, vediamo insieme come minimizzare il rischio attraverso 4 strategie, e la quarta ve la condivido perché è strabiliante, anche se un po' speculativa. La prima strategia è comprendere quali siano le fonti di metilmercurio, e in realtà la lista è molto breve. I pesci.
Negli altri cibi, infatti, le quantità di metilmercurio sono inferiori agli 0,02 mg per chilogrammo di alimento. In pratica, molto basse. Ma se è vero che il pesce è ricco di mercurio, non tutte le tipologie di pesce lo sono. Esistono infatti delle profonde differenze legate a quattro caratteristiche. I pesci carnivori sono più ricchi di mercurio rispetto a quelli vegetariani. Perché mangiando altri pesci assimilano il mercurio che è contenuto in questi. Poi i pesci di grandi dimensioni sono più ricchi di mercurio rispetto a quelli piccolini. Come mai? Semplice, perché mangiano più pesci e più pesci vuol dire più mercurio. Poi i pesci che vivono di più sono più ricchi di mercurio, perché avranno più tempo per accumulare questo metallo. Infine, anche la zona geografica di pesca ha un impatto sulla quantità di mercurio. I pesci del Mediterraneo, per esempio, sono tipicamente più carichi di questo metallo, perché i fondali sono ricchi di cinabro, che è un minerale contenente mercurio. Rispetto ai pesci del Mediterraneo, ad esempio, quelli dell'Oceano Atlantico hanno quantità mediamente inferiori. Inoltre, i pesci d'acqua dolce di fiume tendono ad avere livelli inferiori rispetto a quelli di acqua salata. Anche se è affascinante conoscere questi dettagli, sono sicuro che alcuni di voi si staranno domandando: ok, dottore, ma quali sono quindi questi pesci ricchi e poveri in mercurio? Per rispondere a questa domanda possiamo utilizzare i dati di alcune banche dati, come quelli della Stony Brook University, che ha catalogato decine e decine di pesci analizzando il loro contenuto in mercurio. Oh, mamma mia, mamma mia! E, no, non questo mercurio. Per esempio, guardate, il salmone ha mediamente 0,048 mg di mercurio per chilogrammo di pesce, che corrispondono a 48 microgrammi. Ora, ricordandoci che noi come esseri umani possiamo consumare fino a 1,3 microgrammi di mercurio per chilogrammo del nostro peso corporeo, una persona che pesa 60 kg ogni settimana potrà consumare 78 microgrammi di mercurio, quindi circa 1,5 kg di salmone. Attenzione però, vedete che nella penultima colonna ci sono dei numeri. Questi indicano la concentrazione minima che è stata trovata di mercurio e quella massima. Perché non è che in tutti i pesci era uguale, in alcuni era un po' minore e in altri era maggiore. Se consideriamo il caso peggiore, cioè 190 microgrammi, significa che una persona di 60 kg potrà consumare massimo 4 etti la settimana. Insomma, capite che non possiamo conoscere la quantità esatta al microgrammo di mercurio contenuta in ogni singolo pesce. E per questa ragione dobbiamo adottare un atteggiamento di cautela. E tra poco vi dirò esattamente come. Per curiosità, vi invito anche a vedere come nel salmone le quantità di mercurio nei pesci allevati siano inferiori rispetto a quelli selvatici. E questo è anche logico, perché nell'allevamento è possibile avere un maggior controllo sulle variabili che influenzano la vita dei pesci. Ma se il salmone è un esempio di pesce complessivamente sicuro, guardate chi è la pecora nera: il marlin. Il marlin ha di media 1,5 mg di mercurio per chilogrammo di pesce, cioè 20 volte la quantità settimanale consentita. Oppure, per curiosità, guardiamo il tonno, che so che molti di voi consumano. Di media possiamo consumarne 170 grammi la settimana, ma nel peggiore degli scenari rischieremo di consumarne massimo 25 grammi. Quindi occhio a chi lo mangia 3, 4, 5 volte a settimana. Capite quanto è utile sapere quanto i diversi pesci impattano sulla nostra assunzione di mercurio? Siccome so che volete una lista già precompilata di pesci buoni e di pesci cattivi, eccola qui. I pesci con basse quantità di mercurio sono salmone, aringa, trota d'allevamento, calamari, platessa, tilapia, sardine, gamberetti e frutti di mare. Ma sono una scelta valida anche acciuga, salmerino artico, sgombro atlantico, pesce gatto, nasello, merluzzo e persico. I pesci invece da consumare con cautela, perché possono contenere anche elevate quantità di mercurio, sono pesce spada, luccio, sgombro reale, squalo, tilefish, soprattutto quello pescato nel Golfo del Messico, corvina, marlin e anche, ebbene sì, anche il tonno, soprattutto alcune varietà come la pinna nera e la pinna blu, mentre il pinna gialla tende ad avere quantità medie un po' inferiori. È nei mari aperti e puliti che vivono i tonni migliori.
quelli della pregiata qualità pinne gialle. Ovviamente questa è una lista orientativa, perché capite che se un pesce di quelli a basso rischio viene pescato nelle acque dove un'azienda abusiva riversa mercurio, è chiaro che potrebbe comunque avere livelli molto elevati. Passiamo ora alla seconda strategia di mitigazione del rischio, rispondendo a questa domanda. Considerando che nel pesce c'è il mercurio, non è forse meglio non mangiarlo? Secondo voi qual è la risposta? Esatto, dipende. Innanzitutto da motivazioni etiche. Chi è vegano troverà dolorosa l'idea di mangiare del pesce, ma per quanto sia di valore questa considerazione, è assolutamente indipendente dal ragionamento sul mercurio. Per tutti coloro che sono abituati a mangiare pesce, devono per caso smettere? Il pesce ovviamente non è che è fatto solo da mercurio. E peraltro alcune tipologie, come abbiamo visto, ne hanno molto poco. I pesci infatti sono un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, di vitamine e sali minerali e soprattutto alcune tipologie anche di acidi grassi omega 3, che sono dei grassi fondamentali per la nostra salute e che sono particolarmente importanti anche per le donne in gravidanza o in età fertile. Questo perché il nostro corpo non riesce a produrli in autonomia. Anche se questi grassi possono essere assunti attraverso alcuni vegetali, sicuramente quelli di origine animale sono più nobili. Mangiare pesce, quindi, dal punto di vista meramente nutrizionale e non etico, è una buona scelta. Questo ci porta allora alla terza strategia, nonché alla domanda delle domande. Ma quanto ne possiamo mangiare? La risposta nuovamente è dipende. Dipende dal tipo di pesce consumato. Per esempio, pesce spada, molto poco. Salmone, invece, possiamo essere meno timorosi. In generale, anche in accordo con le linee guida nazionali, ogni settimana è possibile consumare 150 grammi 2-3 volte la settimana di pesce fresco o frutti di mare, dando priorità a quei pesci a basso contenuto di mercurio che abbiamo elencato prima e che abbiano magari un'alta quantità di acidi grassi omega 3. E quali sono questi pesci? Aringa e salmone, soprattutto quelli provenienti dall'Atlantico. Lo sgombro, di quest'ultimo meglio quello dell'Atlantico e meno bene quello reale. Altre scelte valide sono le acciughe, le sardine e la trota. Tenendo presente che queste sono le tipologie che hanno il miglior rapporto omega 3 su mercurio, quindi tanto omega 3 e poco mercurio, il mio suggerimento comunque è quello di ruotare le tipologie, includendo anche i frutti di mare o i calamari, per esempio, facendo però attenzione ai pesci più pericolosi, tra virgolette, che abbiamo visto prima. Questi pesci più pericolosi devono quindi per forza sempre e comunque essere evitati? Beh, se proprio volete mangiarli può essere ok, però con parsimonia. Come sempre basta essere equilibrati e consapevoli. E chi mi conosce lo sa che il mio mantra è: nelle giuste quantità tutto può essere consumato. Per chi invece volesse avere un'esposizione minimale al pesce o addirittura nulla, il mio suggerimento è quello di ricavare gli omega 3 da fonti vegetali, come i semi di lino, i semi di chia, le noci, la canapa, oppure utilizzare un integratore di omega 3. E se vi piacerebbe che facessi un approfondimento sugli integratori di omega 3, beh, fatemelo sapere o qui nei commenti o su Instagram. Infine, ecco la quarta strategia per ridurre l'esposizione al mercurio. In alcuni studi si è visto che l'ingestione di alcune sostanze potrebbe ridurre l'assorbimento di mercurio. Ora, vi devo segnalare che ci sono pochi studi negli esseri umani, quindi questo dato andrebbe preso un po' con le pinze. E soprattutto non è che adesso cominciate a mangiare un chilo di pesce al giorno pensando di compensare in questo modo. Potete utilizzare quindi queste strategie che adesso vi dirò come un potenziale utile completamento per proteggervi dal mercurio, ma mi raccomando, non deve essere la strategia principale. Ecco allora le sostanze che potrebbero ridurre l'assorbimento intestinale di mercurio: tè, caffè, fibre, specialmente quelle di grano e avena, e proteine della soia. Vuoi vedere che allora i giapponesi che smangiucchiano il pesce sorseggiando il tè ci avevano ragione? Cosa chiede a San Gennaro? Sono giapponese. Infine, sembrerebbe che anche la cottura, denaturando e deformando le proteine naturalmente presenti nel pesce, riesca a rendere il mercurio meno assimilabile. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e prima di chiudere ho un regalo per tutti coloro che hanno scelto di arrivare fino alla fine del video.
Risponderò infatti a una domanda molto frequente quando si parla di mercurio. Dovrei forse fare un prelievo per verificare o escludere che non abbia un'intossicazione cronica? La risposta dipende dalla vostra dieta. Mangiate anguilla, pesce spada, lucio e tonno pinna blu più di 4-5 volte a settimana? Magari da anni? Beh, allora il dosaggio, magari discutendone con il vostro medico, potrebbe essere considerato. E ovviamente in caso di sintomatologia indicativa da intossicazione di mercurio, sicuramente dovrebbe essere fatto un prelievo. E per tutti coloro che invece mangiano pesce 1-2 volte la settimana? Beh, in questo caso è altamente improbabile che ci sia un'intossicazione da mercurio, specialmente se variate le tipologie consumate. Ricordiamoci che la diagnosi di tossicità o iperaccumulo di mercurio si basa prevalentemente sulla clinica, quindi la presenza di sintomi, per esempio neurologici, associata ad alti livelli di mercurio presente nel sangue, che possono quindi essere dosati tramite un prelievo. Ma prima che vi precipitiate in laboratorio, magari per saziare una sfizievole curiosità, vi dico che questo tipo di esame non rientra nella routine e pochi laboratori lo effettuano. Viene invece sconsigliato da molti tossicologi il dosaggio di mercurio nei capelli, in quanto non è specifico del mercurio che noi ingeriamo per bocca. Sui capelli può finire anche il mercurio ambientale, per esempio. Ed inoltre questo test si basa sull'esposizione passata e potrebbe quindi non essere affidabile rispetto all'esposizione attuale. Anche per oggi è tutto. Spero che questa disamina sul mercurio... Mamma mia! E no, non questo mercurio. Vi possa aiutare a compiere delle scelte più consapevoli e a rimanere in salute. Se non volete perdervi altre strategie di medicina pratica, iscrivetevi al canale e condividete il video con chi è ghiotto di pesce. Alla prossima!